Buongiorno gente, benvenuti sulla zona gameplay. La seconda partita di Vampyr. Andiamo avanti. Allora, una sete perenne. E continua. Allora, alcuni nemici, inclusi gli Skullcheckii, che cazzo sono? I predicatori, sentiranno la tua presenza mentre usi questa abilità. Bene. Velo d'ombra. Chissà che cosa sia il velo d'ombra. Fortunatamente i caricamenti sono abbastanza veloci. Ok, eravamo arrivati al porto. Praticamente eravamo nella casetta. Ok, vediamo un po'. Adesso io è da una buona settimana che non ci gioco, quindi non mi ricordo una cippa fritta di minchia. Boh, andiamo su. Qui non si I poteva cannot aprire. enter. Ah, ok, c'era il tizio che picchiava sulla porta che ci voleva far secchi. Andiamo avanti di qua. Ok, allora i tasti quali erano? Y per stordire. Oh, già arrivano a spaccare le madonne. Allora, così per correre, ma non corre, non so perché. Ok, stordire e masticare con A. Ok. Devo abbassare un po' il volume perché sono qua. Che cazzo ho fatto? Non è morto. Mi stavo per confondere con l'abbassamento del volume. It's locked, all right. Ok, questo è chiuso. Andiamo un po' avanti da questa parte. È proprio morto? Chi è che è morto? Ah, ok, c'è quel tizio lì. Non si può tipo fare un attacco dall'alto? No. Mordilo? Sì, ma non gli tira via niente quando lo morde però. Oh, amico. Bam. No, c'era una maniera, per... Ah, ecco. Con la B. Oh, che cazzo ti spari, pezzo di merda. Non mi ricordo i tasti. Un attimo solo che devo andare a vedermeli. Il gioco. L'aiut del controller. Allora, abilità vampiresca, fascina LT, LB. Ok. Check-up medico, boh, non si capisce un cazzo. Attacco secondario, attacco principale, schiva, ok. Interazione di balzo. Camera, aggancia bersaglio. Arma principale, arma secondaria, uso oggetto, ok. Vabbè, vedremo di ricordarcele. Tanto adesso credo che... Oh, cosa fa questo qui? Toh, chiappati questa. Mordicchialo. E acchiappati queste coltellate. Oh. Perché non saltella? Dai. Sì, insomma, è un po' difficile. E porca madonna, puttana. È un po' difficile My reflexes. riuscire a evitare gli attacchi, eh. Frammento d'alluminio. Che cazzo fa? Andiamo avanti. Stato del quartiere stabile. Boh. Avanti di qua. Dove siamo? My Cos'è? poor Ah. sister. If only I had controlled my need for blood. Però non l'hai controllato, quindi te la sei mozzicchiata. Arruolati. Il tuo re e il tuo paese hanno bisogno di te. Col cazzo. Unisciti all'esercito britannico e aiuta i coraggiosi soldati al fronte, ma non ci penso neanche. Mary. Il tuo re e il tuo paese hanno bisogno di te. Unisciti e aiuta. Ma Someone will pay figurati for se what devo I did. aiutare il For what popolo con happened la to us. guerra.
Allora, qua. It's locked. Qua è chiuso. Oh, cosa si può? Cosa si fa qua? Posso mordicchiarmi i topi? Ma dai! I have Ma che schifo! thirst Vabbè. for Però blood. mi dà l'energia? No? This is No, non despicable. mi dà una minchia. Ok. Scellini. It's locked, all right. E qua? Ah, ok. Possiamo saltellare come dei vampiri, ovviamente. Dizziness from the jump. I can now control it. Ma non si poteva correre in qualche maniera? Ah, con la B si corre. Ok, io ero convinto con la A. I cannot enter. È chiusa a chiave. Questa sarà chiusa a It's locked, chiave. all right. Che cosa mettono a fare le porte se poi le chiudono a chiave? Porca puttana, nei giochi. Vabbè. Almeno dimmi, la puoi aprire più avanti, no? Cos'è? Ah, è ancora i topi, però non danno energia, quindi tanto vale. Qui? No, non si può andare. Ah, ecco, di qua. E What will London have to say to me? scoprirai di essere un vampiro. Oh, scellini, bella, 10. Scendiamo di qua. Questa sarà It's chiusa. locked. È chiusa a I have chiave. so many questions unanswered. Quante domande senza risposta. Sai quante ce ne sono in ogni esistenza, in ogni vita. Guarda qua. Soldini. Ok, lasciami girare i soldi così a caso. Porto di Limehouse. Lo stato del quartiere è stabile. C'è qualcuno che va in giro ad ammazzare la gente. E non credo che siano solamente i soldati, no? Sì, è un po' morto. Chi è? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. È stato prosciugato fino all'ultima goccia. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Ok, seguiamo la scia di sangue allora. Sensi. Ah, i sensi vampireschi, così. Fresh blood. Che The smell rossume. is so strong. Si può salire là, però io prima voglio esplorare in città. Ah, ok, si può salire, ma non serve un cazzo, va bene. Voglio vedere cosa c'è di qua, magari c'è qualche segreto. Infatti, eccolo qua. Frammenti di alluminio e grasso lubrificante, però. Questo? Vediamo. Oh, che si può passare? This is a slaughterhouse. Mattatoio. Vabbè, insomma, dopo aver giocato recentemente, nei scorsi giorni, a Metro It's Exodus, locked, all right. è chiuso a chiave. E lì sì che c'erano dei mattatoi. Vediamo se i vampiri nuotano. No, i vampiri si fermano davanti all'acqua, va bene. Allora, possiamo salire su da qua le scale. Oh, siamo arrivati in un centro più o meno abitato? Non mi sembra molto abitato, però. Qui? Oh, questa porta è aperta, maledizione. I Vabbè, cannot subito dopo enter. una chiusa, fanculo. Cancello. It's locked. Ma è uno di quelli che abbiamo trovato recentemente o nell'altra partita? No, non credo. There is no one in sight. Non c'è nessuno, no. Segui le tracce dell'assassino. Allora, vediamo un po'. Le tracce portano di qua. C'è una manina. Come Where has everyone gone? sono andati tutti al bar? Era apparso. Vedi? Posso salire di qui. Oh, un nuovo nascondiglio. Bene, abbiamo un nuovo nascondiglio. Però prima di nascondigliare, voglio andare a beccare sto maledetto assassino. Qua le tracce sono abbastanza evidenti, quindi.
qua. At last, a living Te life. l'ho detto che erano tutti al pub. Parliamo con il barista, vediamo cosa dice. Oh God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Oh, grab a chair and get some rest. This is gonna be another long night. Ma che coglionazzo! Cioè, un barista che ti offre da bere non lo prendi. Cioè, è una cosa assurda. Allora, una lunga notte, cos'è questo posto? Vabbè, un bar, però vabbè. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Bello però che ci sono anche i dialoghi, non lo sapevo. Non ha paura. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Ma dai, ti entra uno con una camicia con un buco in mezzo, tutto insanguinato, e non ti metti paura. Cioè, io mi cagherei addosso, sinceramente. Aperto tutta la notte. So you're open all night. Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Vabbè. Indietro. Una lunga notte. Perché sarà proprio questa una lunga notte? You must be new around here. Don't you know about the murders? Sì, che sappiamo degli omicidi. Ci sono morti ovunque, Cristo santo. Riguardo agli omicidi, vediamo cosa dice. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. No. Sono morti tutti mozzicchiati. Quale pista su un sospetto? Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Eh già. Cazzo ce ne frega. Sto cercando qualcuno. E glielo dice il barista. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Ho pagato per tutta la settimana, addirittura. Vabbè, io non credo che questo qua ci possa rispondere, ma noi ci proviamo lo stesso. Da quanto è qua? How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Chi è questo uomo? Who is this man? What does he look like? Like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something. Professore. Like always writing, reading notes. Vabbè, diciamogli che devo incontrarlo. This man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, yes? No funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Insomma, non è che mi fai tanta paura, sinceramente. Vediamo questo ubriacone cosa c'ha da dire. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. È stata una lunga notte, ancora non è finita. Don't worry, things can only get worse. Le cose peggiorano sempre. È entrato qualcuno nel bar. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? Ma cosa ne sa questo? I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Vabbè, chiediamogli cosa What's succede. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Il mastino delle fogne, wow. Chi è? Chi è? Who is this sewer dog? It's a local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone. Blame the sewer dog, eh? Ah sì? Allora è solo una favola. Like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Vabbè, certo che siamo tutti mostri. Vabbè, questo qua è più ubriaco che tutto il resto, bene. E non riesce a... Vediamo questa qua che pulisce il terra. Hello, sir. Are you all right?
Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. Vabbè. Allora. Chiediamogli. Vabbè, che posto è questo? Abbiamo capito che è un pub, però andiamo avanti lo stesso. This is Tom's bar. A turquoise turtle. I'm the barmaid here. Turquoise turtle. La tartaruga di color turquoise. Sempre aperti di notte. Sono le stesse domande di prima. Tom thought that people may need a safe place to stay. Ecco, una domanda intelligente. Dove cazzo sono tutti? Where is everybody? Most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Vabbè. Vediamo cosa dice questa qua. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. Secondo me non c'è in giro nessuno perché sono morti tutti. Riguardo agli omicidi, riguardo all'epidemia. Vediamo cosa dice per quanto riguarda gli omicidi. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning, drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. Ah, si può cambiare la visuale. What's that? Ma dai. No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Vabbè. E invece l'epidemia? What have you heard about the epidemic? It's a Spanish flu. Yes. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. Ah, va. Cazzo vuoi che facciano le autorità? It's gotten really hard to travel across town. Ti dicono di arruolarti e poi non fanno un cazzo di niente. Vogliono solo parlare. Voglio solo parlare la tua. E quella. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Va bene, vai allora. Ciao. I'll leave then. Thank you. Cioè, io mi chiedo. Non volevo spaventarla, ma guarda che in condizioni si presenta. Come fai a non spaventare la gente con chat in questa maniera? Cristo, almeno cambiati la camicia, no? Ora vediamo cosa c'è qua intorno. Niente. La bottiglia di rum? Non c'è. Qua c'è una sigaretta che si fuma da sola. Vabbè, americani. Poi? Vabbè, andiamo su da sto tizio e vediamo un po' chi cacchio è. Che noi andiamo a. Ah, ecco. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. No. They're looking for vampires, and they're most efficient. Ma dai. Not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require. I think someone is eavesdropping. Are you certain? Sì. You might as well come in. Whoever you are. Diciamo che come vampiro non siamo molto discreti, Slowly, vampire. Who are you? Sono Jonathan. I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. Sto qua ho capito subito che eravamo un vampiro. That's something I can do for you. Dai. Mi ricorda la clinica mai, la clinica dell'amore, sto tizio con i baffi e gli occhiali. C'è ancora il buco sulla camicia. And who might you be? Allora, chi sono io? Non lo so chi sono. Vabbè, lo so chi sono. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree.
So please. E con la camicia insanguinata, fra l'altro. Something, someone is molesting people. In fact, killing them. Killing them. Biting them. The calling card of a vampire, like you. Mi sembra esperto. Diciamo che sono anch'io una vittima, dai. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. Solo che mi è andata di culo. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. Edgar. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Chiediamogli cosa sa. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Quickly. Bisogna fermarlo quickly. Vediamo un po'. Cosa sarebbe questa... Ci teniamo le domande e le risposte gialle per la fine, perché i dialoghi li voglio spippolare tutti, voglio mungerli tutti. Con chi stava parlando? Vediamo, era una donna comunque. Infatti. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Vabbè. Then the feeling is mutual. Qua adesso la visuale non si può cambiare. What exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Infatti, mi aiuti, dai. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. Dici... We're both chasing the same shadow. Ma può essere, non sono sicuro. Dottor Edgar Swansea, premi per i dettagli. Vabbè, i dettagli li vediamo dopo. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Che ne so, non saprei. Magari ci parlo prima. I don't know yet. Hmm. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Va bene. Ok, abbiamo scoperto che questo qui è in giro anche lui per scoprire di questo assassino vampiro che si mangia tutta la gente. Quindi a questo punto direi di andare a salvare. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. He didn't deserve. Someone must know something. Qualcuno deve sapere qualcos'altro. Parliamo ancora col barista. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Indizio richiesto, ok. Qui ci vuole un indizio per sbloccare questo dialogo. Penso che mi stia nascondendo qualcosa. Lo penso anch'io. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. Goodbye, Mr. Watts. Niente, allora ci vuole un indizio. Parliamo un po' ancora con la cameriera. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Voglio la verità. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam.
Please tell me what's going on. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Mi parli di lui, via. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. Un servizificio. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one here. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Ok, abbiamo trovato un indizio su Tom Watts. Hai appena ottenuto un indizio. Rivela un'informazione segreta su un cittadino o qualcuno a lui collegato. Premi il tasto lì, che devo scoprire qual è nel joypad, penso che sia questo, per aprire il menu del cittadino. Vediamo. Ok, allora, qua siamo sui dettagli cittadini. In quanto vampiro hai bisogno di sangue umano per evolvere. La barra della qualità del sangue indica gli ESP che guadagnerai se ti ciberai di questo cittadino. Gli indizi sbloccati aumentano la quantità di ESP, ok. Però io vorrei cercare di mantenere una linea abbastanza bonaria nel gioco, come faccio bene o male generalmente con tutti i giochi. Anche se comunque la cattiveria e il desiderio di mangiucchiarmi tutti quanti non manca. Va bene. Erano buoni amici Tom e William. Ci dice che la qualità del sangue dei cittadini è largamente influenzata dalla salute e dal numero di indizi che hai raccolto prima di abbracciarli. Prima di abbracciarli io me li voglio mangiare, mica abbracciarli. Vabbè, cerchia sociale. Ah, questo ha ben altri 4 indizi bloccati. In salute. Ovac. Dyson è l'ubriacone, immagino, mi ricordo. Farmaco è stanco perché ha bevuto troppo. Livello di fascinazione. Bene, vediamo qua. Indizio sbloccati, niente, stanchezza. Ok, andiamo a parlare ancora col barista. Adesso gli diciamo che lo sappiamo di William. You again. What can I do for you? In quanto vampiro puoi costringere un cittadino a rivelare le informazioni grazie a un indizio che hai scoperto in blu. Ok, quello in blu. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Infatti la voce cambia. Devo trovarlo. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Vabbè. Ok, non ci dice nient'altro. Vediamo cosa ci dice questo invece. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Non c'è nient'altro da dire. I'll leave you to your bottle, then. Ok, rintraccia l'assassina. L'assassino esamina le barche. Riposa per evolvere. Abbiamo un po' di punti esperienza da spendere. Direi di andare al rifugio. Salvare. Sbloccare nuove cose. Hai appena trovato un nuovo nascondiglio. Qui puoi spendere i tuoi ESP mentre riposi e creare oggetti sul banco dal lavoro. Perfetto. Vediamo un po' cosa si può fare. Fire, stavo dicendo. Cosa si può fare? Questo cos'è? Fugnatura normale. Parte per un grilletto normale. Ci sarà da craftarci roba. Ok. Rifornisci tutto. Sì. Vabbè. Allora, il banchetto da lavoro, come in Metro Exodus e come in tanti altri giochi. Crea. Ah, vediamo. Ok.
Creazione. Farmaco per la stanchezza. Usalo per curare un cittadino malato durante un coso. E però non se ne può fare neanche uno, perché manca la fiala di vetro, il chinino, il tartaro di ferro e la soluzione di ipoclorito di sodio. E quanta roba. L'anemia, anche questa non si può fare. Farmaco per la sepsi, non si può fare. Armi, migliora. Paletto usato ce l'abbiamo, piccola parte per un'impugnatura normale ne abbiamo, ne servono tre, ma non abbiamo trovata un'impugnatura. Boh, asta di piombo, non si può fare una mazza. Vento di alluminio, non si può fare una mazza. Vediamo questo qua invece se si può migliorare. Macete, pagnatura normale 1, la mira di piombo, non abbiamo una mazza. Armi, greta normale, molla. Ok, vabbè, non si può ancora fare niente. Poi qui, bottiglia di alcol, ce la possiamo bere? La riciclano, voglio bermela. Non si può, vabbè. Fiala di vetro, tartrato di ferro. Ne abbiamo una di fiala di vetro? No, ne abbiamo zero. Tutte queste cose possono essere possono essere riciclate. Ok, va bene. Andiamo a riposare e sbloccare magari delle nuove abilità. Eccolo. Allora, 705 SP. Corpo, vediamole un po'. Abbiamo gli artigli che l'avevamo già sbloccato. Vediamo i dettagli. Questo qua è già sbloccato. Ah, 2000 ne servono. 2000 per passare al secondo livello 8 necessario. Noi siamo livello 3. Lancia di sangue, foschia ombra. Queste sono tutte bloccate. Il morso. Morso violento, aumenta il danno inflitto quando usi il morso in combattimento. Non sarebbe male, eh? Aumenta la tua regenerazione della vita quando usi il morso in combattimento. Anche questo non sarebbe male. 300 ne servono. 300, 300, 300, tutti 300. Ne possiamo scegliere ben due. Prestanza fisica, l'energia. Quasi quasi aumento l'energia perché finisce veramente in fretta in combattimento in corpo a corpo. E poi aumenta il tuo volume di sangue, ancora non l'ho capita. Quando usi il morso in combattimento, il volume di sangue ancora non l'ho capito, quindi quando rigenerazione della vita, il danno inflitto. Ah, sono indeciso fra questi due. Direi di aumentare la rigenerazione della vita. No, ah, bisogna tenere schiacciato, ok. Bella. Più 5% cura, mica tanto. E poi andiamo a aumentare l'energia. Sicuramente. Più 15% energia, ottimo. Ok, abbiamo speso quasi tutti i punti. Ce ne mancano solo 105. Ce ne avanzano. A questo punto penso che... Ah, ecco, vedi che già dorme. Limehouse, ok. Niente, allora, bene. Direi che... per ora la partita la possiamo concludere qua. Un pochettino siamo andati avanti, quindi... e nella prossima andremo a vedere di esaminare le barche e tutto il resto, andare a rintracciare questo maledetto assassino che si mangia la gente in giro di notte. Ciao ciao.